ad una nuova puntata di Viaggio Molise. Siamo a Jelsi per la quinta festa del mais. Questa è la seconda serata, c'è la saga della pizza, peperoni e cicoli, seguita appunto alla serata precedente, quella caratterizzata dalle specialità venezuelane. Questa sera un vassoio abbondantissimo, la prima pietanza che viene servita, la pizza e minestra, poi i cicoli con la pizza di mais, in seguito il granone bollito e poi un dolcetto al mais. C'è veramente un'affluenza impressionante. I volontari dell'Associazione La Meridiana lavorano a pieno regime per rendere scorrevole la fila. Le ricette che loro utilizzano insieme agli ingredienti sono tutti genuini e tradizionali. Ma andiamo a sentire come ce le raccontano in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. La signora Maria alle prese con un pentolone di pizza e minestra, mi dicevate che è già il terzo. Sì, il terzo. Nonostante la serata sia appena iniziata. Ecco signora, questo è un piatto veramente gustoso, tipico della tradizione, ma come si prepara? E anzitempo si fa un po' si prepara la verdura, si lessa. Che verdura? La verdura campestre. E poi si prepara un lesso con carne, brodo, e viene fatto questo impasto così. Una volta che gli ingredienti vengono uniti, per quanto tempo devono amalgamarsi insieme? Più di un'oretta. Questa va servita calda? Sì. E deve avere anche una consistenza particolare? Particolare sì, se no non è buona insomma. E come ci si accorge che è pronta, che può essere servita? Quando è ben amalgamata uno si accorge che è pronta, insomma, diventa quasi come una crema. E parliamo un po' degli ingredienti. Voi utilizzate tutti gli ingredienti della zona, quali in particolare? Verdura campestre, i brodi fatti con stinchi di maiale, poi la farina di mais raccolta nei campi nostri, poi i granoni vengono macinati e la farina poi serve per fare la pizza. Questo è un po' il primo piatto del vassoio che offrite. Secondo lei come si lega con le altre pietanze? Si lega abbastanza bene perché è ben accoppiato con i cicoli di maiale, con i peperoni sott'aceto, i peperoni fritti. Signora, parliamo anche un po' di quantità. Quante porzioni avete servito? Quante ne avete a disposizione? Abbiamo servito intorno alle 300 fino adesso. E ne avete altrettante? Penso altrettanto no, ma una buona porzione ci sarà ancora. E allora buon lavoro. Grazie, grazie. Signora Teresa, con una bella padella di peperoni, che cosa sta preparando? Sto friggendo i peperoni. A cosa verranno uniti? Ai cicoli nel vassoio. Allora signora, questa è una ricetta gustosa, magari non leggerissima, però ogni tanto un piatto di cicoli e peperoni si può mangiare. Come si prepara? Si tagliano, si lavano, si tagliano e poi si friggono, si aggiustano con il sale e si aggiungono al vassoio. E per quanto riguarda i cicoli, come si preparano e qual è la provenienza della carne? La carne è paesana e poi si fanno friggere, si aggiungono i peperoni sott'aceto, il sale, il peperoncino e si fanno cuocere. E proprio parlando della carne ci spostiamo dal nostro addetto alla carne, il signor Miguel, che come al solito non si smentisce mai, la sua posizione è quella standard alla carne. Sempre qua, sempre qua. Questa sera che prepara? E i cicoli. I cicoli sono una carne un po' particolare da cucinare, è vero? Un po' più ostica. Sì, perché questi li devi fare, ecco, non li devi fare né scuocere e né crudi, deve essere una cosa proprio giusta, la cottura giusta. Però anche il taglio è importante. Sì, il taglio non devono essere troppo grossi, sennò poi non si cuociono, devono essere pezzettini piccoli. Allora, voi nel vassoio li servite asciutti, però tu li stai facendo cucinare in un bel sughetto. Per chi a casa volesse tentare di imitare la tua opera, che consigli gli puoi dare? Ma qua ci vuole molto olio. A casa invece, purtroppo, un po' perché chi sta a dieta deve mangiare un po', e poi ecco, a casa si fanno poco. Qua purtroppo devi usare olio di più perché sennò non vengono bene. Che olio utilizzate? Olio di oliva.
Però siccome il mais è leggero e tutte le altre pietanze sono a base di mais, uno strappo alla regola con i cicoli si può fare stasera, tu che dici? Sì, stasera sì, tanto non è che li mangi tutti i giorni poi. Senti, ma secondo te del vassoio qual è il piatto più gustoso, quello che viene maggiormente apprezzato? Ma secondo me è questo qua, anche pizza e verdura, però questo secondo me è più apprezzato, più gustoso. E allora andiamo a sentire qualcuno per la pizza, così capiamo effettivamente come si compone il piatto. Signora Maria, con la pizza di mais, il piatto un po' protagonista di questa sera, come si prepara? Dunque ci vuole farina di mais, sale e acqua bollente. Si impasta tutto con l'acqua bollente, poi si mettono nelle formette e si inforna. Signora, voi questa sera lo servite in maniera solitaria, ecco, proprio per accompagnare le diverse pietanze, però questo può anche essere utilizzato accompagnato da companatico, per esempio, proprio come un panino. Che consigli ci può dare? È quello che avete visto, ci sono cicoli, peperoni, verdura. A qualunque tipo di companatico. Signora, un'ultima domanda legata proprio a un segreto rispetto alla pizza di mais. Com'è possibile non farla essere troppo asciutta? Dipende dal tempo di cottura e della farina dove è macinata. Quindi buona farina. Un mulino adatto alla macinatura di questo. Di questo tipo di farina garantisce una buona fragranza. Esatto. Va bene, la lasciamo al suo lavoro. Grazie.